Non la portiamo con l'avvocato Dario Iaia, la portiamo con il sindaco. Il sindaco per noi è il sindaco. Quindi quando è una persona il sindaco, per noi si scorpora, esce fuori dalla dimensione personale. A noi non interessa quello che fanno nella loro vita privata, a noi interessa nella loro vita pubblica come si rapportano e come si confrontano con i cittadini. Non è che ti incontrano in strada e manco li salutano. Pilla miseria, compà, prima dell'elezione, affettuosi, si abbracciano, li bacetti, si terra. Una cosa curiosa, spero che con i ragazzi col tempo ci stiamo. Mi è arrivata la denuncia del sindaco Dario Iaia un mese fa. Era ora, mancava. Non voglio l'odio, non ti preoccupare. Diffamazione, calunnia e reato continuato. E qualche avvocato, se sta in piazza, mi farebbe cosa gradita per dire se sto sbagliando, ma non credo. Il reato continuato sarebbe una forma di stalking. Lo stalking è un reato nuovo che è stato messo qualche anno nella nostra Costituzione. Quindi lo stalking dice che una persona sta in mira con un cristiano che c'è da fa male, si è fissato, che la mattina si alza e da citocudolo, e da rompere le scatole, e da sicutare, qualunque cosa. Beh, guardate, il pensiero di Dario Iaia non è il mio, guardate, io una notte dormo tranquillo, sto una meraviglia, guarda, tranquillo, cerco di avere meno pensieri e non è lui il pensiero mio. Il pensiero mio sono i miei effetti, gli amici e il paese. Costruo lei da capo, addirittura il sindaco Iaia ha fatto, ascoltate che seria, ha prodotto due faldoni così. Due faldoni al magistrato così, pilla matosca. E ce mi chiamo Cesare Previte. E ce mi chiamo De Benedetti. E ce mi chiamo Silvio Berlusconi, io, pilla miseria. Quanta grazia! Quanta grazia! Ma mi vuole bene, mi ama. E ci faccio così, vuol dire che mi ama, no? Ha detto che lui ha paura dei miei articoli. E i miei articoli lo inducono quando torna a casa la sera, visto che lui abita in un paese qua vicino, con facci la stessa strada. Una volta faccio Maruggio, Manduria e poi torna a casa sua. Una volta faccio Fragagnano, San Marzano, pilla miseria. Io non sapevo di avere questo potere, credetemi. Cioè, il potere di distruggere una persona. Addirittura il sindaco Dario Iaia c'ha lo studio a 50 metri da casa mia. E quello cambia lo studio almeno, no? Ci si impaura di me. Quando li incontriamo dopo il marciapiede non ci cambia marciapiede. Chissà perché nella denuncia sì, dimostra che io lo perseguo. Al bar di fronte a casa mia io vado a prendere il caffè, il sindaco Iaia viene anche là, non ci cambia bar. Io non penso che la paura li faccia un talo bar, o non li penso che li faccia la paura a 50 metri di casa sua. Va bene, sono cose che andremo a sbrigliare davanti al magistrato. Non è man paura, chi c'è? Quando si porta la verità per molti aspetti, non bisogna avere paura di andare davanti al giudice, assolutamente. E non mi madan paura, perché quando le cose è giusto, quando la cosa è un diritto, specialmente data con promesse elettorali da chi oggi sta amministrando il paese, noi ne sentiamo fregate. Noi ci alleghiamo sempre alle parole a quello che dicono. E quando dicono una cosa diversa dall'altra, li ricordiamo. Mi dica tu tanto tempo, ha detto così. Carnevale, 2014, febbraio. Tutti i bambini savesi in maschera sono andati a Torricella. Chi a Vetrana? Non tastate cavolo, manco che organizzate un carniale. Non siete stati manco capaci di organizzare 4-5 carri da rendere un po' frizzante, stare a porta che sta da sto paese. Non siete riusciti a dare manco un po' di verve a questi bambini. Non siete riusciti manco a regalare un sorriso a questi bambini. Perché pare, alcuni elettori ci hanno detto che il sindaco Iaia ha portato i suoi figli a Torricella. E uno come si sente, scusate, ci è vero. Calusino con nostro va a Torricella a lugarniale sua e a lugarniale trasava non lo face. A voi il pensiero. Ora non c'è qualche telecamera che mi sta piglia? No, no? Sicuro, meno male. La volta scorsa ne erano puntate una telecamera, vedo la chianta, Dani. Manco ci erano i servizi segreti. Rossa Ietta. L'opposizione. Questa era la maggioranza. Andiamo avanti all'opposizione. L'opposizione al Consiglio Comunale è fatta da Ivano De Cataldo, da Arturo De Cataldo, dall'elettrico Graziano De Mauro e da tre consiglieri del PD che si chiamano Giuseppe Bellocchi,
Mimmo Spagnolo e Giuseppe Brigante. Il consiglio comunale, l'ultimo consiglio comunale, viene fatto una volta ogni 4 mesi. Ascoltate, una volta ogni 4 mesi viene convocata l'assise istituzionale. Nel Partito Democratico è mancato il candidato sindaco, dottor Giuseppe Bellocchi. Qui la miseria, una volta ogni 4 mesi c'è il consiglio. Ci manca quella volta, diciate. Ma scusate, ma l'opposizione a che serve? L'opposizione serve a controllare chi amministra. Non lo possiamo fare io e Carrieri, gli oppositori. Ma sempre il suo ruolo ne mascheri dagli a noi. L'opposizione deve dimostrare di essere valida nel paese, deve scendere nella piazza, deve fare un comizio, deve attaccare i manifesti. No, mica lo Partito Democratico tra 3 anni ce gli è fatto il pifferaio e lo pifferaio. E ora rimane con lo piffero a mano. In 2 anni il Partito Democratico, il più grande partito d'opposizione a Sava, partito di governo col premier Matteo Renzi, io non credo che si possa sottrarre ai problemi del paese, ma non lo credo proprio. In 2 anni 3 manifesti è fatto, ripeto, pifferaio 1, pifferaio 2 e pifferaio 3. Mo è capace che prima di Pasqua esse un altro piffero, magari con l'uovo di Pasqua. Vedete, l'opposizione deve incalzare, l'opposizione deve farsi valere in consiglio comunale, ma non soltanto in consiglio comunale. Deve affrontare i problemi e sbatterli in faccia a chi amministra se non è in grado di risolvere i problemi. In questi giorni pare che l'amministrazione Iaia si sta vantando di 800.000 euro di finanziamento avuto per quanto riguarda il piano energetico delle scuole. Non è merito suo. Questo faceva parte della programmazione di Aldo Maggi dal 2008 al 2013. Questa era un'opera che è stata progettata e finanziata. Spesso in politica si dice uno pianta l'auro, concima, l'ara, la fresa, poi arriva uno più fortuna e coglie lo frutto. Va bene. Raccolta differenziata. Annaggia la miseria, sta raccolta differenziata che non parte. Non parte, non parte. A volte si scordano con Pino Cassonetto, a volte lo paese sta anche un bucato. Insomma, noi stiamo pagando il tributo. Le cartelle che mi sono arrivate a Natale e a dicembre parlano di un tributo, di un servizio che noi andiamo a pagare. Se il tributo che noi andiamo a pagare non corrisponde al servizio, non corrisponde al servizio, abbiamo il diritto, e chi vuole il diritto e il dovere, con li lamentiamo, con lo diciamo, vi dico a quale cose non ci sta funzionando, vi dico non ci sta funzionando, sta sempre punto e a capo, punto e a capo. La cosa più verosimile, sapete qual è? Che oggi un amministratore, un sindaco, non parliamo dello stipendio, sennò arriva l'altra querela, sono pagati, e a fine mese le soldi si ripartiscono, non è che dicono lasciatelo in beneficenza, scordatelo, la prima cosa sono qui delle soldi che si ripartiscono, tranquilli, su questo non piove. Vedete, questo comizio primaverile seguirà altri, perché ci siamo messi in scaletta, ne faremo uno ogni 15 giorni. Cercheremo di scaldarla un po' sta piazza, cercheremo di farvi capire che le promesse elettorali devono concretizzarsi con i fatti. Non è che si mettono 4 mammocci di giostrini e dare che fanno giocare gli agnone. Lo paese delle mammocci non ha bisogno. Il paese ha bisogno di ben altro. Il paese ha bisogno di una nuova politica sociale. Il paese ha bisogno di un ambiente diverso, di un paese più pulito. Il paese ha bisogno di queste cose. Non ha bisogno della giostrina, può fare un cavalluccio, din don. Quello non è che non è un problema, quello è il minore dei problemi. Cimitero comunale. Ah, qua c'è il sindaco, l'ex sindaco Maggi, che è chiamato direttamente in questione. Al cimitero, se ricordate bene, furono falciati, tranciati, tagliati 6 o 12 alberi di pino d'Aleppo. L'amministrazione Iaia disse che doveva passare una condotta dell'acqua piovana. Pigliamo la pibona, però io non l'ho presa per buona, sono liberissimo, no, che non la pio pibona. Ora che è successo? Hanno aperto un centro commerciale. Tutto a posto, certamente. C'è il problema del parcheggio. Quando si gira da Corso Umberto per imboccare il cimitero, stanno le macchine sulla sinistra e sulla destra. Allora io dico soltanto una cosa. Quando viene rilasciato un permesso, quando viene data un'autorizzazione, bisogna cercare di capire il disagio che si può creare. Lì bastavano 2 divieti di sosta, a una parte e all'altra, in modo che le macchine non potevano parcheggiare l'altro giorno, l'uomo muerto,
l'omuletto tra la macchina, con i parenti di Reto, e chi ha di difficoltà con passa. Cioè, vedete, sono cose talmente semplici, al di là dell'attività commerciale, che se la sta a posto non c'è problema. Devi garantire il servizio, devi garantire la viabilità. Le cristiane non lasciano lo cimitero. Allo cimitero è uno schifo! Iaia che mi denunci! Il cimitero è uno schifo! È uno schifo! Noi non meritiamo di vivere così! Non lo meritiamo! Non hanno rispetto per i morti nostri, maledizione! Maledizione al demonio, non hanno rispetto! Il cimitero è erbaggio netto netto, l'ero hanno domedere e riata! Monnette da tutte parti! Cappelle chiuse, via mannaggia! Cioè vedete, oh, il cimitero dovrebbe essere una bomboniera! Andate a Maruggio, ci vedete lo cimitero di Maruggio! Che uno quando lo vede dice, ah, qua ho le moria io! Cioè è inverosimile! Al cimitero mancano i tombini, dei bozzetti! Al di là di culo da una cratta di portafiore o li fiori, altro gesto ignobile, ma quindi non fanno testo, non fanno testo come responsabilità, perché al cimitero ci vorrebbe un servizio di telecamere, ci vorrebbe una videosorveglianza, perché al cimitero è alla mercé di tutti, a circa le gira la capo, le alubuche, a circa le alifiori. Comunque il problema più grosso è il cimitero, il decoro del cimitero, il rispetto dei nostri morti. Un giorno chi più chi meno saremo tutti là. Magari quando uno passa mi vede a me e Mimmo con la croce, dice no, ecco Giovanni con l'ero, e Mimmo, vedi qualche dietro l'ero di Mimmo che ti guarda Giovanni. Oh, te gira, stiamo sempre da, non ci cambia niente in questo caspita di paese. Non ci cambia niente in questo paese. Le combattenti a Sala della prima guerra mondiale, della prima guerra mondiale, ci sono due cappelle. Due pressi dei combattenti che sono inagibili dai vigili del fuoco per l'esposto che ha fatto Carriere. Ma scusate, ma questi puri devono fare la prima guerra mondiale, manco picca picca di riconoscimento, o no? Una volta uno diceva chi per la patria muore vive assai, ma se questi puri veramente non avessero comodo con morono da entra. Non c'è rispetto, non c'è rispetto. Eppure credeteci, questo paese non richiede tanti ritocchi, richiede un po' di decoro, un po' di pulizia. Richiede veramente un paese normale come a tutti i rotoli e non come a Custo. Non lo meritiamo, ripeto, di vivere così. Quanto a me a Carrieri, noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto e che sappiamo fare. E lo faremo senz'altro. Io vi ringrazio della pazienza che avete avuto, spero di non avervi scocciato e cerchiamo di credere un po' di più in questo paese. Perché le potenzialità questo paese ce l'ha. Gli uomini ci stanno, devono avere solo volontà. E l'amministrazione Iaia si chiami responsabile numero uno. L'amministrazione Iaia si chiami responsabile numero uno, perché Iaia e i suoi assessori e i suoi consiglieri avevano promesso, con tanto di carte, con tanto di filmati, un paese migliore, ma solo astratto, solo campato in aria. Con un gergo dialettale vi salutiamo. Qui ci sono pesci di rotere. Signori, buonasera, grazie. Oh.